Anche per questo il libro è dedicato a Pio La Torre, in questo sì, anche per una sorta di eredità che ci lascia il deputato comunista che pensò il 416 bis e pensò per la prima volta che bisognava colpire le mafie per aggredire i patrimoni. Pensate un poco, Pio La Torre scrive quello che poi diventerà l'articolo 416 bis, no? Voi sentite, è stato arrestato per 416 bis, cioè per mafia. Lui lo pensa e lo scrive, quell'articolo, nella relazione di minoranza del Partito Comunista Italiano di allora alla Commissione Parlamentare Antimafia del 1976. La legge La Torre viene approvata a settembre dell'82, perché non basta né la morte di Pio La Torre, che è del 30 aprile dell'82, ci serve anche, purtroppo, in questa ipocrisia della politica e delle istituzioni italiane, serve anche l'omicidio del generale della Chiesa, che è del 3 settembre dell'82. Solo allora il Parlamento c'ha uno scatto e dice, sotto la pressione dell'opinione pubblica, il 13 settembre si approva la legge La Torre. E per questo io ho pensato che fosse giusto dedicarla a lui, perché se oggi l''Ndrangheta è una grande holding economico-finanziaria, a questo livello va contrastata. Le mafie quindi sono, come si dice, l'ostacolo dello sviluppo, sono i soggetti che bloccano lo sviluppo del mezzogiorno? No, assolutamente no, sono fattori dinamici e modernissimi di questo modello sociale che noi ci portiamo avanti. E l'altra ipocrisia, che ogni giorno solo chi non la vuole vedere non la vede, che quando tu arresti un'Ndrina a San Luca piuttosto che a Palmi o a, dove abbiamo detto, a Seminara, e ricostruisci le società le trovi tra Torino, Milano, Bologna, Duisburg, Toronto, cioè la dimensione economico-finanziaria ormai fa di queste mafie soggetti normali del mondo economico ed imprenditoriale. Per questo è importante che ne discutiamo qui, perché l'altra, diciamo, come dire, senso comune che va rotto è un problema del mezzogiorno e che sono delle emergenze. No, non sono delle emergenze, ormai sono fattori strutturali. Noi scriviamo nel libro, e io glielo ripeto sempre ai miei studenti anche all'Università dell'Aquila, lì insegno storia e sociologia delle organizzazioni criminali, la legge che scioglie i consigli comunali per inquinamento mafioso in Italia viene approvata nel 1993. Quando viene approvata? Dopo che a Taurianova, sempre piana di Gioia Tauro, c'è un evento tragico, cioè una cosca, dei killer vanno nella macelleria, nella piazza del paese, per uccidere il macellaio. Il macellaio capisce, esce fuori con il coltellaccio, loro lo uccidono, gli tagliano la testa col suo coltello, la lanciano in aria davanti a dei bambini e fanno un macabro tiro a segno con la testa del macellaio. Il Parlamento, ecco, ancora una volta scosso da un evento emotivo, fa la legge che scioglie i consigli comunali in Italia, 1993. Sapete quando è stato sciolto il primo consiglio comunale in Italia? Non lo sa nessuno, io lo scrivo nel libro perché parlo della 'Ndrangheta. Il primo consiglio comunale in Italia viene sciolto con decreto regio dei Savoia, penso che siamo qui, nel 1869, Reggio Calabria, viene sciolto per inquinamento mafioso, cioè dobbiamo aspettare 130 anni. Però vuol dire che da 130 anni vi è la consapevolezza dello Stato e della potenza di queste organizzazioni criminali. Il problema è che non è che ci si è solo convissuto, come ci diceva Lunardi qualche tempo fa nel passato governo. Si sono utilizzate le mafie per costruire un blocco sociale, per costruire un sistema di interessi. Per questo le dobbiamo colpire al cuore, ai patrimoni e alle ricchezze. E dobbiamo parlarne, dobbiamo tenere i riflettori accesi. Ecco, questo libro ha contribuito ad accendere i riflettori su questa mafia e io vado in giro per parlarne, anche per evitare che su di essa, come la 'Ndrangheta vorrebbe, in modo ricorrente si continuino a spegnere. Grazie. Pronti a tutte le domande. Ecco, apriamo il dibattito, io mi permetto solo di estendere e chiarire il pensiero di Francesco Forgione. Tutto quello che ha detto è sicuramente preoccupante, molto preoccupante, ecco, però voglio dire, mi sembra di poter affermare, anche per quello che ci siamo detti stamattina a pranzo, che dietro questo scenario inquietante ci sono anche delle luci, nel senso che questa lettura del fenomeno criminale non è una lettura pessimista, non tutto è perduto, ecco, nel senso che ci sono degli spazi di intervento per poter contenere e ribaltare la presenza mafiosa sul territorio nazionale.
Quindi questa è un'analisi, un contributo di analisi per capire quanto è pervasivo il fenomeno mafioso, ma non è invece, come dire, un invito ad un atteggiamento passivo, ad una rassegnazione, perché tanto nulla si può fare. No, ma invece Francesco Forgione è convinto, e con Francesco Forgione libera e convinta, che possiamo fare qualcosa, che insomma, riprendendo quello che ha detto tante volte Falcone, la mafia è una cosa umana e quindi, come tutte le cose umane, è destinata prima o poi a finire. Quando finirà, però, è ovvio che dipende da noi. Quando noi saremo in grado di opporci in maniera valida a questo fenomeno dalle dimensioni mostruose, allora ecco, potremo finalmente mettere la parola fine a questa situazione. Per cui vi invito a fare le vostre brave considerazioni, le vostre domande. Francesco Forgione è a nostra disposizione. Con noi Francesco Forgione, particolarmente allegro per la vittoria dell'Inter.